Vi siete appena lasciati? Ti ha mollato lui? Si vede. Con la tua migliore amica? Ma smettila, Giovanni! Beh, lo dicevo così, per rompere il ghiaccio. Scusate. Voi siete musicisti? Come? Ma la custodia cosa c'è? Un sax? Ah, lì no, c'è una roba. È un'opera d'arte, è una scultura. Posso vederla? Eh no, ciccia, non è che possiamo farla vedere a chiunque. Come no, Giovanni, dai, fagliela vedere. Fagliela vedere. Ecco, vedi. Guarda qua. No. Eh sì, purtroppo sì. Non è possibile, è autentica. La gamba. Questo è un garpez. Ma scusa, ma come hai fatto così al volo? Per forza, una merda è un garpez. Anzi, ciccia, visto che costa una cifra. Sì, lo bella, so. Però. Io ho a che fare con opere d'arte per lavoro. Sì, insomma, faccio la restauratrice. Ma va? Ma lo sai che è sempre stato il sogno della mia vita fare il ritorno? Ma se non sai neanche unire i puntini della settimana enigmistica, Giacomo! Ho capito adesso! Non c'è da ammazzarsi da ridere. E voi? Eh? Cosa fate nella vita? Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche. Non so, hardware, quelle cose. Cioè, creiamo dei supporti che poi serviranno per progettare grosse situazioni, insomma, proprio strumenti di precisione per una svolta magari futura anche della meccanica. Non so se mi spiego. Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta. Cioè, non è che il negozio di ferramenta è nostro, noi ci lavoriamo come commessi, come galoppini, insomma, come... Ci vorrebbe un miracolo. Ma questo qui non lavora mai. Vabbè, noi non possiamo aspettare. Facciamo conto che non sia successo niente, Chiara. Salutiamoci. Scusa, ma che cosa gli diciamo al vecchio? Gli riportiamo la macchina tutta ammaccata. Ci penserà l'assicurazione, dai. Che tu sei proprio bastardo, comunque. Cosa vuoi fare? Lasciarla qui da sola in mezzo all'Italia, eh? Cosa vuoi, andare al cinema? Sì, ma a te bisogna portarti in giro legato, eh? Amore! Per piacere, state zitti! Zitti e fermi! Zitti tutti, io sto parlando! Oh, e poi mi ero raccomandato. Mi ero raccomandato, qui sono conosciuto, questo è un posto di classe, di lusso. Qui ci vengono solo i signori, hai capito? Per non parlare poi della figura di merda che mi avete fatto fare col prete. Vabbè, mi dispiace, ho capito. Ma mi dispiace un cazzo! Ma voglio sapere... Sì, ma adesso passami mia moglie. Come? Che dici? Ti ho chiesto di passarmi mia moglie. Ragazzi, io ho aperto. Io sono buono e caro, ma se perdo la pazienza, sono guai per tutti. Io ve ributto nella fogna da cui vorrò raccolto. È chiaro? È chiaro? Ma dico, che guardate voi? Perché non continuate a mangiare? Su! Pronto? Pronto? Strada. E poi, scusa, cosa facevamo? Ti lasciavamo da sola in mezzo all'Italia con la macchina sfasciata? Era una buona idea. Tra l'altro. Ma smettila di essere così, che non ci credi nemmeno. Sei bravo. Dai, allora, oh! Allora, sono le 9:30, sì. All'1:30 cascasse il mondo, siamo a Brindisi. Oh! Pronto? Pronto, sì. Stiamo. Lasciami. Manina, no. Se fosse stato per me. Sì, ma io sono il primo che. Non ho. Non ho.
Non ho... Allora, mi lasci parlare o no? Hai capito? Non posso ascoltarti, stai parlando solo tu! E mi hai proprio rotto i coglioni, mi hai rotto i coglioni, hai capito? Perché non sono un automa, sono una persona, a un certo punto te lo devo proprio dire! Vaffanculo! Vaffanculo! V-A-F-F, in culo! Tu, il tuo negozio, la tua villa di merda, mi fai schifo! Gianzo! Era occupato. Ma va a cagare, va.